Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo abbattuto dei droni spia e abbiamo iniziato a trovare qualche prova nascosta in questa città. Ora, prima di andare avanti, vorrei aggiungere due cose, una su questo gioco e una su Infamous 2. Sono andato un attimo sul PS Store, sai, prima che sia mai lo chiudano definitivamente. Ciao, bello frate. Ho cercato se c'erano ancora disponibili i DLC di questi giochi. Allora, di questo gioco in particolare, diciamo che DLC non è che ce ne siano molti, a parte qualche skin e poche altre robe, ma c'era un DLC gratuito che sono le lame elettriche. Possono essere usate sia in karma buono sia in karma negativo. Ti tirano via tre celle e sciottano con un colpo melee qualsiasi nemico. Ci stanno. Mentre invece per Infamous 2, diciamo che invece ho puntato un pochino più in alto. Ho fatto qualche acquisto un filo più specifico, ma sinceramente soddisfacente, visto che li volevo già ai tempi della PS3. Ma ci arriveremo con calma. Allora, la missione di oggi è il protocollo standard. Sulle navi, pensando che così la polizia li farà passare oltre la zona di quarantena. Fammi indovinare, a quelle coi fucili non importa un accidente. Ovviamente. I militari posizionati sul confine della quarantena hanno l'ordine di sparare a vista. Ogni natante che tenti di oltrepassarlo verrà distrutto, senza se e senza ma. Ovviamente. Trova tutte le imbarcazioni con gli ostaggi e mettine fuori uso i motori. Se le navi partono, questo causerà la morte di molti innocenti. Va bene. Senti, Moya, non mi va l'idea che muoiano, ma non vedo cosa abbia a che fare con il nostro mondo. Esatto. Se non riesco a tenere la situazione sotto controllo, sarò sostituita. Bombarderanno l'isola e tu sarai... Signora, si levi dalle palle che c'è un taxi che sta passando. Afferrato. Non usare mai più quel tono con me. Faccia di merda. Allora, io punterei ovviamente a combattere dall'alto. Per ovvie ragioni. Visto che sotto ci sono quelli con lo smitragliatrone. Pam te. Morto? Vabbè, in ogni caso lo sarebbe stato tra poco. Questo vuol dire... Kaboom! Distrutti? Direi decisamente di sì. Che ne dici di morire? Morto? Perfetto, allora datemi un secondo. Distruggiamo le torrette, sia mai che qualcuno decida di utilizzarle. Ecco fatto. Qualcun altro? Perfetto. Ma guarda un po' il caso, neanche il tempo di finire di dire la frase sia mai che qualcuno le usa, no? Facciamo così. Distruggiamole definitivamente e almeno le leviamo già dalle scatole. E... ok, quindi la prima nave è qua. Dove sono? Metti fuori uso il motore della barca. E dov'è il motore della barca? Eccolo qua. Fatto. Cattive allora notizie, Cole. I militari intendono inviare elicotteri da combattimento per abbattere le navi degli spazzini. Non importa se siano ormeggiate o meno. Posso provare a trattenerli, ma non per molto. No, ti prego. Credevo che avessi la situazione sotto controllo. Non dirmi che a tempo. Forse dovrei accordarmi con loro. Vogliono i risultati, Cole. Solo quelli. Se non glieli portiamo noi, troveranno qualcun altro. Ti prego, non dirmi che è appena diventata una missione a tempo. Ma dai, mi sono autosparato in faccia. Ma dai, che palle quello col minigun nascosto come al solito. Oh, Gesù, il minigun. Aspetta. Te, in faccia, stronzo. Mamma mia.
il minigun, quando lo usano i cattivi, sciotta con due colpi, fa 2 milioni di danno a proiettile. Lo usi tu, arma base, fa più danno. Ecco fatto. Allora, dove sono i simpaticoni? Erano qua. Credo di averne eliminato uno. Ecco fatto. Mamma mia. Eliminato un altro. Ho bisogno di un po' di elettricità effettivamente. C'è un cadavere. Perfetto. I cadaveri sono fonte gratuita di elettricità quando li colpisci. Allora, dicevamo. Perfetto, almeno l'abbiamo colpito, almeno quello. Credo siano morti tutti. E sono abbastanza sicuro che se avessi colpito il barriere rosso esplodeva la nave. Perfetto, altro motore è andato. Ci manca un'altra nave che si trova dove? Dall'altra parte della città addirittura. Ma perché no, voglio dire. Trish, in che condizioni è? Ciao Trish. L'esterno è distrutto, mentre l'interno ha tenuto stranamente bene. Ho già riempito di gente un paio di autobus laggiù. Perfetto. Dovremmo sederci e parlare un giorno. Ah. Per dire che succederà alla fine di tutto questo. Certo. Certo, come vuoi. Ci sentiamo dopo. E non mi dai più la colpa per aver ucciso tua sorella ora che sto facendo il bravo. Ma certo. Ma è sempre così, eh. Sempre così. Io non l'ho già detto più di una volta e mi dispiace. Non biasimo Trish per comunque dare in parte la colpa a Cole. Ma non è l'unica che ha perso qualcuno e non dovrebbe fare la vittimina di sto cazzo. Siamo tanto vittime quanto noi, certo. La gente adesso come adesso non lo può sapere. Ma una persona che ti è vicino e che si suppone ti conosca e che soprattutto in teoria ti ama, sai, magari prima di dire sei stato tu a uccidere mia sorella, un minimo cercherebbe di ascoltarti, cercherebbe di dire ok, forse effettivamente non sei stato tu. Sai com'è? Siamo vittime tanto quanto loro. Magari anche noi in parte abbiamo perso qualcuno. Di sicuro abbiamo perso la nostra umanità. Su quello non ci piove, vero Cole? Allora, prima di tutto andiamo qui e vediamo chi fa il simpatico. Ad esempio, col cazzo che lo prendo quello. Quello lo devo prendere da dietro. Gli devo andare alle spalle e fargli pam pam. Però lui, in teoria, ecco fatto. Anche lui ora in realtà è importato. Vediamo. Niente, mi hanno lanciato un bazucone in faccia. Credo di aver ucciso una signora. Credo di aver appena fatto saltare in aria dei poveri innocenti. È morto? Sì, come no. Ora sì. Ora è morto. E sai che ti dico? Ti metto anche in catene. Te, stronzo. Allora, c'è quello sopra che, come prima, ci sta sparando. Aia. Oh, aspetta. Già che ci siamo. Dicevo, ci sta sparando con il mitrone. Eccolo. Perché non ti sei aggrappato? Testa di minchia. Ecco, questo giro, Cole, magari, cerca di non cadere in acqua. E soprattutto di non aggrapparti più da nessuna parte. No, 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 ma mi raccomando. Eroe salvatore, lui. Morto? In ogni caso, di sicuro adesso lo è. Ecco qua, uno, due e tre. Perfetto. Niente più mitragliette. Dov'è il motore? Ecco fatto, niente più motore. È rimasta una. Ce n'è un'altra, eh. Raggiungila prima che puoi. Ovviamente. Altrimenti cominceranno a sganciare le bombe.
Il presidente ha firmato l'ordine una settimana fa. Se l'epidemia raggiunge livelli critici, darà ordine di farlo. Niente domande. Far saltare la città è l'unica cosa di cui sono capaci. È una procedura standard quando si tratta di contenere minacce biologiche. Che ti piaccia o meno, ci sei dentro fino al collo. Ovviamente. E tu non ci stai guadagnando da tutta questa situazione, vero Moya? Maledetta. Dov'è il dinamitardo pazzo? Morto? Direi di sì. Esatto, gli sta anche bene. Ora mi aspiro tutta l'energia, mi prendo questo frammento, grazie. E dobbiamo di nuovo arrivare dall'altra parte della città. Sono diventato un fattorino, sono tornato a fare il mio vecchio lavoro, vero? Se non fosse che ho paura di ammazzare tutti con un solo colpo, userei l'attacco finale, il sovraccarico karmico, per uccidere tutti quanti. Però sinceramente non mi va neanche di sprecarlo così a caso. La madonna quanta gente aspetta. Che la mira in questo gioco non è per nulla precisa. Chi c'è qui? Ovviamente. Ecco fatto. Come no? Credo di averlo preso. Beh, almeno sono sicuro di averlo ucciso qualcuno. Non sono sicuro quello lì grosso, ma almeno quelli piccoli qualcuno l'abbiamo fatto fuori, no? Esatto, almeno quello con lanciarmissili è andato. Ecco qua. Direi che siamo a posto finalmente. Mamma mia. Vieni, succhiedi un po' di energia. Perfetto, ne ho bisogno di ancora un po'. Complimenti. E con questo abbiamo fatto bingo. Protocollo standard completato. Era l'ultima imbarcazione, Moya. So che non ti va a genio questa situazione, Cole, ma dobbiamo giocare con le carte che abbiamo in mano. Non c'è altro modo. Certo. Come no? Come se a te non facesse comodo tutto questo. Che sto facendo io il lavoro e non tu. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come ansiosamente seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.